paura. E c'è noi, come una modiniena, come Gigiamo Arrivi. Allora mi presento, sono la Delfina della Casina, la Casina Dulmina, e scio poca la rima, eh? Ma son brava, te visto? Allora, niesto chi a Casina, son chi con i me tre vochi, sai i vochi, no? Le mucche, tre vochi, oh, una le neta, ma in scineta, che la mafollata detergente, che l'ola invece, le più se legnosa, la gancarata rupida lenda, tattacchì, la mafollata compensato, e che l'ola l'ultima, le no da chi, le siciliana, la fo, munchia, e vabbè, adesso comincio a parlare un po' più seriamente. Allora, stasera parlo da quel quadro lì. Che il quadro lì, del quadro da Casina Dulmina, che è da Gesa, pala d'altare della chiesa dei Santi Magi, sita in Olmina, rione di Legnano. Però prima da parlare da quel quadro lì, che rappresenta l'adorazione dei magi, vi racconto che cos'è l'adorazione dei magi. Moma sa se tu giù. Sta lì, se no ti mi là. Allora, gente, va racconto su la favola prima d'andò a dormire. Ci dopo andì in lecci, tranquilli. Allora, l'adorazione dei magi. L'adorazione dei magi è uno dei temi iconografici più diffusi nell'arte tra Medioevo e Rinascimento. Ma l'adorazione dei magi era un tema già presente nelle pitture nelle pitture sulle pareti delle catacombe romane e anche sui sarcofagi sui tumbi del periodo paleocristiano. Nel Cinquecento, sull'abside della Basilica di Santa Apollinare a Ravenna, i magi vengono rappresentati con il tipico berretto frigio, un copricapo di forma conica e con le vesti dei sacerdoti del culto mitraico. Dile, non mitra, né, è tutta una roba difficile. Ovvero, uomini studiosi delle scienze e dell'astronomia che camminavano eretti verso Betlemme e verso il bambino. Fino alla fine del 1100 le rappresentazioni dei magi rimangono immutate, sempre in piedi, che camminano verso il Gesù. E poi adorano il bambino. Allora, è all'inizio del 1200 che lo schema iconografico dell'adorazione cambia. Si rifà a quello della proskinesis, greco, genti, o studiò, cioè l'atto di prostrarsi di fronte al sovrano romano. Questo era prescritto nel cerimoniale imperiale come atto di sottomissione e offerta di doni in segno di fedeltà. Questo canone viene iniziato prima nella scultura e subito la pittura lo prende anche lei. È giotto che col trascorrere del tempo e il progressivo distacco dalla cultura romana crea il legame storico tra adorazione dei magi e cerimoniale romano tardo imperiale. Il precedente andrà scomparendo, lascerà la posa dei magi solo come segno di devozione e pegno di fedeltà. Ciò nonostante, la papale la popolarità dell'adorazione dei magi non diminuì, anzi, entrò a far parte dei rituali religiosi cittadini connessi con la natività di Gesù. Indimenticabile è questo,
Gentile da Fabriano, fece una rappresentazione che nel 1423 tempera su tavola con una bellissima cornice scolpita in legno dorato. Un capolavoro. Ma guarda caso, questa è conservata agli Uffizi di Firenze. Da che mi si attacca la pagina. L'adorazione si configura come un gioiello tardogotico italiano. Invece, più avanti, nel 1459, con Benozzo Gozzoli, uè, 495, da chi controlla Roma? Con Benozzo Gozzoli, invece, il significato originario del tema iconografico appare stravolto. E per la prima volta si presenta il corteo. Vedete là in alto che è tutto il corteo? È la stessa rappresentazione con il corteo che inizia da là, che scende, che scende, che scende, fino ad adorare il bambino. Quindi il quadro diventa come un fumetto di quelli dei giorni d'oggi, che con tante immagini racconta il movimento del corteo. Allora, le figure dei magi non sono più associate a un atto di sottomissione, ma costituiscono il pretesto per celebrare una festa, celebrare tra lusso e ricchezza, perché celebrano la potenza dei Medici, signori assoluti di Firenze dal 1434. Al centro della scena non vi è più l'adorazione dei magi in ginocchio, ma c'è proprio un sontuoso corteo dove si riconoscono gli illustri della famiglia dei Medici. C'è Cosimo il Vecchio, Piero e l'adolescente Lorenzo, detto poi il Magnifico. Disegni non chi le caim perché sono pulmo d'andato lì. Fino alla fine del 1400 i magi vengono sempre quasi rappresentati come europei. Potevano essere i committenti del quadro, i potenti di turno. Ma alcuni autori fanno anche dei tre magi la rappresentazione dell'Europa, dell'Asia e dell'Africa, perché era il mondo fino allora conosciuto. Non c'è nessun rappresentante degli indiani o delle Indie, perché sarà nel 1492 che verrà scoperta l'America. Aspetta che giro la pagina. Allora, successivamente che nasce la rappresentazione di Baldassarre come il Moro, poi Gaspare, il più anziano, che è generalmente quello inginocchiato, e Melchiorre. I magi e corteo hanno sempre tratti orientali e sono rappresentati con turbanti, ci sono i cammelli, ci sono le mezzelune. Ma la rappresentazione dei magi indica anche le tre età dell'uomo. Baldassarre il Moro è il più giovane, Melchiorre l'uomo maturo e Gaspare il più anziano. Il Rinascimento ha preferito vestire i re magi con abiti eleganti, di corte, contemporanei, e spesso in segno di devozione la figura del sapiente veniva sostituita dallo stesso ritratto del committente. Lorenzo Monaco, Beato Angelico, Filippino Lippi, Sandro Botticelli, Pietro Perugino, Ghirlandaio e ancora Rubens, Poussins nel 600, Tiepolo nel 700. Un tema ricorrente e presente in ogni epoca. Giuseppe, invece, è sempre presente insieme a Maria, anche se nelle adorazioni del Seicento la Vergine di solito viene rappresentata in piedi. Invece i tre doni, oro, che è l'omaggio alla regalità di Cristo, incenso, che è omaggio alla sua divinità, e la mirra, che è la prefigurazione della morte in croce, sono i tre doni che vengono sempre rappresentati. Ci sono poi altri simboli che vengono utilizzati, come il pavone, le navicelle, oppure le navicelle sono quelle che contengono oro e incenso. Generalmente ce ne sono alcuni quadri che ne hanno qualcuna in più, perché se ben ricordate è solo nei Vangeli, cioè i re magi vengono fuori dai tre doni, è per quello che sono tre. Ma nei Vangeli apocrifi si parla di 12 re magi, 12 come i 12 nesi, oppure 8, 8 è il numero perfetto, per il cristiano le chiese ottagonali sono il numero perfetto, 7 i giorni della creazione, l'ottavo il giorno della risurrezione. Quindi
È nell'arco del tempo che si evolve la rappresentazione. Allora, i magi, sapienti persiani, sono del tutto estranei al mondo ebraico-cristiano e rendevano omaggio al re dei giudei in quella Betlemme che oggi è teatro di discordia. Guidati tutti dalla stessa stella, i magi vengono raffigurati o lungo il percorso, o prima del viaggio, o preludio dell'adorazione, o in adorazione. Guardate questo quadro, è molto simile al nostro. Un mago inginocchiato, un bambino, la Madonna e gli altri magi sull'altro lato. Dopo vi farò vedere un'altra cosa. San Pietro Crisologo, vescovo di Ravenna, in un'omelia della metà del V secolo, diceva: «Il mago vede Cristo e tese le mani. Il mago, coi suoi doni, aveva già confessato che Cristo era Dio. Ecco perché il pagano, che era l'ultimissimo, divenne il primo, perché allora dalla fede dei magi fu consacrata la credulità dei pagani». Allora, noi apparteniamo ai gentili, non siamo ebrei. Noi siamo i pagani, per gli ebrei eravamo i pagani. Nel Vangelo si parla spesso dei gentili. I gentili è tutto quello che è al di fuori della setta ebraica. Quindi noi siamo i gentili. In qualsiasi caso, i magi sono dei personaggi che potremmo definire i primi migranti, che con il loro viaggio hanno istituito il primo pellegrinaggio della storia, precursori a quello che sarà il pellegrinaggio dei luoghi santi o al cammino di Santiago. Di loro c'è dato poco di sapere, il viaggio di ritorno è trasformato in leggenda. Ritornano alle terre, chi dice con un fuoco donato da Giuseppe, qui con una fascia del bambino donata da Maria, e non sappiamo come può essere stato il loro ritorno. Ma per chi crede, possiamo dire che ci hanno lasciato un messaggio. Nel viaggio della vita, in mezzo a tutte le difficoltà, il faro del nostro cammino deve essere l'insegnamento che ci ha lasciato dalla nascita quel piccolo bambino, adorato da umili pastori e gente straniera. Adesso vado sul pensare sul menu in tuo pacchetto. Forse quel canale. Una le bel fresco, gente, lo tenendo il frigidaire prima da Nichi. Allora, adesso parliamo un po' da che quota chi. Cioè la pala d'altare dell'oratorio dei Santi Magi. Allora, l'Olmina, aspetta che mi dai bocca anche a me. L'Olmina è uno dei quartieri più vecchi di Legnano. Ci sono 5 cortili che formavano un piccolo borgo staccato da Legnanello, chiamato la Cascina del Mino. Chi leva il Mino? Non c'è data a sapere. Allora, si dice che il Mino fosse un bravo dei Lampugnani, quindi da lì è diventata la Cascina del Mino, perché i Lampugnani abitavano o a Legnano o a Milano. Il Mino, che era il loro fattore, che gestiva 3 cortili di proprietà Lampugnani, era quello che faceva paura a tutti. Era anche quello che chiedeva una mina di grano a tutti i carri che passavano per la strada. Quindi per poter passare dovevano lasciare una mina. Allora, guarda casa, la Cascina del Mino può essere diventato la Cascina del Mina. Quindi paghi una mina e passi per andare a Castellanza, perché è una strada di passaggio. Se vedete, prova a girare, vai. Allora, se vedete questo, vedete che è come tutte le città, una strada la attraversa e tutto intorno ci sono case. E si rifà l'accampamento romano, dove c'è il decumano e il... Dai, non sa nessuno queste cose! Vabbè, morale della favola, questa strada è quella che portava verso Castellanza, venendo da Legnano da sotto. Si poteva attraversare e andare a Castellanza. È qui che il nostro bravo Mino chiedeva la mina. Era una tassa di pagamento, di pedaggio.
Come? Quasi. Però è più verso la dominazione spagnola che la nostra cascina cambia nome. Diventa Elmina tutto attaccato. Perché chi trascrive, trascrive dalla parlata. Gli spagnoli, cascina femminile, Elmina. El è l'articolo, Mina era la nostra cascina. Quindi non dicono Elmino, perché la cascina è femminile. Tutti i documenti del 1570-1590 parlano del Mina, quindi il Mino maschile sparisce e diventa femminile. Quindi Olmina si trasforma. Guarda caso poi nel dialetto si dice a Cassina Dulmina, ma chi trascrive, non avendo padronanza del dialetto, lo scriveva tutto attaccato. Quindi Cassina Dulmina, come se fosse tutto attaccato. E quindi siamo diventati la Cascina Dulmina. Poi, tradotto in italiano, diventa Cassina Dolmina, di apostrofo Olmina, perché la letteratura italiana diventa un po' più seria e questi ci mettono anche l'apostrofo. Ma è sempre un errore di trascrizione dalla parlata. Quindi da Cassina Delmino, proprietario Mino, siamo passati a Cascina Dolmina. Chiuso il capitolo. Allora, nel 1722, aspetta Bagnonati, la Cascina Delmino si presentava così. Sulla logica degli accampamenti romani, una via che tagliava tutto il rione con le cascine tutte... Oh, ma ci sentite o devo... No, questo. Allora, le cascine avevano tutto il portone sulla strada. Dietro esistevano tutti gli orti. Esisteva una piazzetta comune, che la vedete lì dove c'è il forno e il pozzo, che serviva tutte e cinque le cascine, tutte e cinque i cortili. Era la chiesetta è stata costruita da due fratelli lampugnani, il Giulio Cesare Orazio e il fratello medico che si chiamava Ieronimo. La costruzione della chiesa fu approvata da Monsignor Luigi Lanzio, vicario generale, il 30 ottobre dell'anno 1689. Considerata l'autorizzazione del 1689, si può ipotizzare che la costruzione sia avvenuta gli anni successivi, perché prima dovevano avere l'autorizzazione e poi facevano la costruzione. La sussistenza o dote dell'oratorio era fornita da una rendita di una vigna di 20 pertiche in legnano, chiamato la Spelorcia, il modo di dire che la vigna rendeva poco, era un po' spilorcia, non era così ricca di frutto. Le prime notizie riguardanti l'Olmina risalgono al 1532. Questo è un testamento del 2 settembre 1532 di Caterina Biglia, moglie di Andrea Lampugnani, conservato nell'archivio storico di San Magno in Legnano. In questo testamento esiste un testimone, Joses De Gianis, figlio di Bertolo, che guarda caso abita nella Cascina del Mino. Dunque la cascina era già esistente, i Lampugnani avevano tre cortili su cinque. Le prime notizie invece riguardo alla chiesa sono del 1705, una visita pastorale. Monsignor Corradi nel 20 novembre del 1705 dava la descrizione della chiesa. Qui troviamo per la prima volta il nome dell'oratorio dedicato ai Santi Tre Magi. Non sappiamo se prima poteva essere esistente un'altra cappella, ma da questo documento possiamo trarre queste indicazioni. La chiesa era piccola, fatta in quel modo, quindi l'oratorio dei Santi Tre Magi. Era lungo circa 6 metri e largo 4. La volta del fornice contenente l'altare era profonda
e larga metri 3,75. Se vedete, l'area di culto è quasi più grande dell'area di pubblico. Ma perché il pubblico? Perché il pubblico che c'era a sentire la messa era la famiglia Lampugnani e quindi avevano solo due panche. L'altare era sollevato da tre scalini e sui tre scalini c'era questo altare in legno con un legno tinto a finto marmo e al di sotto dell'altare era presente la pala di adorazione dei magi. Allora, il pavimento era tutto coperto di legno e esistevano due porte, una centrale alla navata per accedere, che è quella lì sotto, e una laterale all'abside per entrare in sacristia e poi uscire nella campagna. Era in quella di prima si vede meglio, comunque lì la vedete ancora. Due erano le acque santiere in pietra per l'acqua benedetta. Negli anni, saltando, nella mappa del 1857-1859, la pianta della chiesa ha un abside totalmente differente. Prima dietro l'abside era quadro, qui diventa tondo, segno di una ristrutturazione di cui non si sa, non si ha notizia, cioè non si sapeva e non si aveva notizia fino a un paio d'anni fa. Perché se si legge il cartiglio che è presente sotto il quadro, nella parte bassa a sinistra, riporta un cartiglio che dice innanzitutto lo spostamento del quadro del 1790, quindi questo quadro arriva nella chiesa dell'Olmina nel 1790. E la traduzione dice l'opera del famoso Giulio Cesare Procaccini fu posizionata per la magnanimità dei più grandi in pubblico nell'oratorio di Legnarello, recentemente costruito. Il canonico, detto Giulio Cesare Gaspare Lampugnani, ordinò di trasferirlo per sistemarlo in posizione più degna e curò le note da questo esempio. 1790. A fianco c'è il dipinto, lo stemma araldico della famiglia Lampugnani. È un grifone coronato nero sopra tre righe di 7 quadri a scacchi bianchi e neri. La terza parte in basso è tutta un rosso, è un campo rosso. Questo è il primo stemma araldico dei Lampugnani. Quindi non sono ancora incrociate le varie famiglie, perché poi lo stemma araldico con l'incrocio delle famiglie cambia, quindi diventa nel fondo rosso, viene inserita dentro una frusta e così via. Quindi questo, facciamo riferimento a un quadro spostato qui del 1790, ma che fa riferimento a uno stemma araldico dei Lampugnani del 1650 più o meno. Allora, i Lampugnani erano devoti ai Re Magi. Voi pensate che nel 1400 un Bartolomeo Lampugnani chiama i suoi figli Gaspare, Melchiorre e Baldassarre. Quindi proprio una devozione ai Re Magi. E guarda caso, quando costruiscono la chiesetta della Madonnina o Santa Maria Nascente, lì sul Sempione, vengono costruite due chiese. Quella in fronte, su una cappella precedente, una cappella devozionale. La precedente è dedicata a Santa Maria Nascente. C'è l'altare che divide, al di sotto dell'altare una grata, e al di là potete vedere una seconda chiesa, che era, adesso si chiama, ultimamente veniva chiamato l'oratorio di San Carlo, ma quella chiesa era l'oratorio privato dei Lampugnani. Tant'è che i Lampugnani nella chiesa a fianco della chiesa avevano il loro appartamento. Quindi è una chiesa pianta ottagonale sul davanti dedicata a Santa Maria Nascente. Il posteriore a navata lunga è una chiesa oratorio privato dei Lampugnani. Questi l'hanno lasciato. I Lampugnani, la linea ereditaria è stata interrotta. Quindi hanno lasciato a Gaspare Lampugnani,
guarda caso Gaspare è il nome di un re magio, che era canonico di San Magno, era il prevosto di Legnano e Legnarello anche. Morale della favola, questo ha pensato bene di darlo alla confraternita del Santissimo Sacramento. Quindi cosa ha fatto? L'oratorio privato, tipico e di possesso Lampugnani, diventa di possesso della confraternita del Santissimo Sacramento. I quadri all'interno vengono tutti spostati nel 1790. Guarda caso, la pala d'altare, dove l'altare è dedicato ai Santi Magi, viene portata qua all'Olmina e diventa la nuova chiesa per i Lampugnani. C'è da dire una cosa, l'oratorio di Santa Maria Nascente è un mausoleo per i Lampugnani, perché esistono quattro lapidi più una posizionata sul pavimento che era apertura e copertura della cripta sotto il pavimento. Nel 49, quando Don Contardi rifà il pavimento della chiesa della Madonnina, entrano nella cripta, verificano cosa c'è dentro, ci sono dentro due guerrieri con armatura e una donna. Guarda caso, dalle lapide parlano di un tranquillo Lampugnani con sua moglie e di un capitano Lampugnani che è morto con i francesi. Quindi lì ci sono tre morti, ma guarda caso le lapidi sono di più, le lapidi sono cinque. Quindi bisognerebbe capire dove sono finiti i corpi degli altri Lampugnani, se eventualmente sono rimaste poi solo le lapidi e nella cripta è stato fatto pulizia. Va bene, morale della favola, dove finiscono i quadri dell'oratorio privato dei Lampugnani? Vanno a finire nella chiesetta dell'oratorio di Legnanello. C'è qualcuno di Legnanello? Donato, quelli che voi avete lì, nella chiesina a fianco del centro, sono quelli che sono venuti, che se non vado errato Don Norberto li ha fatti restaurare, che facevano parte dell'oratorio privato dei Lampugnani. Quindi quelli minimo sono 1700, quindi sono quadri che sono messi in un certo modo a disposizione di tutti, ma sono un bene prezioso che andrebbe forse salvaguardato. Chiuso il capitolo. Allora, c'è l'allarme sotto qua, meno male. Quella dell'oratorio, di dentro al centro. Allora, se torniamo al nostro quadro, il nostro quadro ha una bellissima cornice, aveva una bellissima cornice con il monogramma di Maria, una A e una M intarsiate, Ave Maria. Allora, quella cornice molto probabilmente non appartiene a questa tela, ma apparteneva al quadro dell'Annunciazione che era presente qua all'Olmina. L'Olmina aveva due quadri, un quadro dell'Annunciazione e un quadro di San Giuseppe Legnammaro, quindi San Giuseppe fa legname. Questi due quadri sono spariti. Guarda caso, questi due quadri potevano essere stati dipinti dai fratelli Lampugnani, come questo quadro che non ha autore, perché il cartiglio ci dice che è stato dipinto da Giulio Cesare Procaccini. Giulio Cesare Procaccini era un valente membro di una famiglia di artisti bolognesi, fiorita intorno al 1005. È stato attivo da noi qua a Milano perché ha dipinto anche il santuario di Saronno alla fine del 1005 e all'inizio del 1006. La sua mano, adesso ve la farò vedere, la sua mano è totalmente diversa da quella. Se guardate, non c'è paragone. Sono due mani totalmente differenti. Torna indietro di una, Bani. Che tu manda schiscia una freccia, tu usa! Allora, la vedete questa mano? Gira adesso.
Adesso no. Sono due mani totalmente differenti, quindi non può essere Giulio Cesare Procaccini, perché il modo di dipingere di un pittore è tipico, quindi non si può attribuire a Giulio Cesare Procaccini come lo attribuisce il Cartiglio. Ma perché non si può? Cioè, perché c'è un Procaccini? Giulio Cesare Procaccini aveva un padre che si chiamava Ercole, che è vissuto 1600. Se vai avanti, Bani, ti faccio vedere. Lui ha fatto questo... Sì, è uno schizzo, ma è uno schizzo di preparazione per un quadro. Se lo guardate, è un po' simile a quello, però è girato. Andrebbe girato a specchio, di modo che, guardate l'impianto pittorico com'è, diventa molto simile. E se guardate il volto della Maria, è un po' similare a quello che troviamo di là. Guarda caso, era la moglie di Ercole Procaccini, questo volto. Lui di solito metteva nella Madonna i suoi familiari, nella Madonna e nei vari dipinti che faceva, metteva i ritratti dei suoi familiari. Quindi, su questo schizzo vediamo la moglie di Ercole Procaccini, molto similare a quello nostro. Però anche Ercole Procaccini aveva quel tratto, ma quel tratto lì è molto simile anche ai fratelli Lampugnani, al Gian Giacomo Lampugnani e al Francesco Lampugnani, che sono i due fratelli che hanno dipinto la chiesetta della Purificazione, quindi quella che oggi si chiama di Santa Rita. In effetti, se andate a notare, il cartello che ha messo fuori il comune riporta che è opera di Ercole Procaccini, papà del Giulio Cesare. Quindi se guardiamo questo disegno che è alla Biblioteca Ambrosiana, possiamo capire perché il comune mette fuori questa documentazione. Allora, adesso guardiamo un po' bene il quadro. Il significato originario sono le figure dei magi nell'adorazione, anzi, un mago in particolare, il più anziano, in atto di sottomissione, la proschinesis, inginocchiato davanti al bambino, mentre gli altri due magi sono in alto e parlano tra loro. Se si divide il quadro a metà, vediamo quattro riquadri, due superiori con i volti delle persone e due inferiori con i vestiti e i doni. Se lo dividiamo ulteriormente, si ottengono 32 triangoli rettangoli uguali tra loro. Nella parte superiore la metà passa per l'occhio del bambino, nella parte inferiore la metà passa per la mano del mago, le due rette che sono tracciate. La cometa, che vedete là in alto, è un raggio di luce che scende direttamente e verticalmente sopra il bambino. La luce divide il dipinto. Al centro della scena non c'è Gesù, Maria o un personaggio, non c'è nulla, c'è un bacio, il bacio del Re Magio al piede di Gesù Bambino, un'apostrofo rosa, come si dovrebbe dire, quindi un gesto e un'azione. Il centro del quadro è proprio il bacio che fa questo Magio nei confronti di Gesù Bambino. Se dividiamo il quadro con delle rette che passano per gli occhi di tutti i personaggi, troviamo che i rettangoli che si formano corrispondono a una proporzione, un preciso criterio geometrico chiamato sezione aurea. Se guardate, il primo è la misura, il secondo è il doppio, quindi 1 per 2, e l'altro è per 3. Vedete i riquadri come si dividono? Così pure l'ampiezza, che aumenta di volta in volta. Il primo è la misura del secondo, che è il doppio, e per il terzo che è tre volte, quindi cioè 6 volte la misura. I rettangoli che si formano partendo dal bacio, prima il viso del bacio, poi le gambe di Gesù, che è il preludio alla salvezza,
poi Gesù, che è la salvezza, e nell'ultimo, il più grande, Maria la madre, il tramite per la salvezza. Gente, un quadro che ha parlato per lui, un capolavoro, anche perché la sezione aurea ci dà quello che è la bellezza, ci dà le giuste proporzioni per il nostro occhio e per la nostra visuale, è quello che ci suscita una sensazione. Se uniamo i punti mediani tracciando un diamante, vediamo che dentro ci sono i tre personaggi, mentre gli altri restano fuori. Quindi gli altri due magi non ci sono, ma ci sono dentro: Giuseppe, Maria, Gesù bambino e il Magio. Adesso, la prossima volta che andiamo a vedere il quadro in chiesa, provate a dare un'occhiata con questa informazione. Vedrete che lo vedrete con un altro occhio. Non è solo un quadro messo lì come adorazione. Ne abbiamo saltata una. La regia del ha deciso così. La regia è possibile. Ha deciso così. Hai sbagliato tu? Ma certamente. Bravo. Ok. Quando guardate poi in chiesa vedete un po' com'è tutta la storia. Perché qui vi dà un risultato, ma se voi lo guardate attentamente quando siete in chiesa, vedrete davvero delle cose differenti. Ve ne dico un'altra: la tela è costituita da tre tele, ci sono due rigonfiamenti nella parte centrale del quadro che le uniscono, se lo guardate in controluce fate tempo a vederle, e prima del restauro l'ombelico di Gesù bambino era effettivamente una buca, era bucato, non bucato della tela, ma buco nel colore. Quindi era una montagnetta di colore intorno a un ombelico, che dava proprio la sensazione dell'ombelico. Dopo il restauro, sono stati tolti tutti i restauri fatti dal 56 dai Turri qua a Legnano, ed è rimasto, diciamo, un po' monco, perché il vestito del Magio aveva dei damaschi, aveva dei fiori damascati, sono stati tolti perché facevano parte di un restauro del 56. Siccome si tende a fare un restauro sempre più verso l'antichità, si è dovuto togliere quelli che erano i fiori che erano sul vestito del Magio. Se voi guardate le cartoline nostre di un po' di tempo fa, fino agli anni 99, lo vedete ancora con il fiorellino sul suo vestito. Così pure l'ombelico del bambino lo vedete proprio in rilievo, cosa che oggi non si vede più, perché probabilmente, essendo fatti nel 1956, non erano degni di rimanere, diciamo, sulla tela, che è una tela che viene datata dal 1600 a metà del 1700. Oh, gente, vamo a vedere cosa succede. Che anno è l'ultimo restauro? E l'ha fatto Don Sandro nel 2005. Molto recente. Sì, sì. Voi sapete la diatriba che c'è stata tra me e Don Sandro, perché Don Sandro dopo 300 anni ha tolto questo quadro dalla sua cornice, anche se non era la sua cornice, perché abbiamo visto che la cornice poteva essere quella dell'Assunzione di Maria. Don Sandro ha fatto tutto senza curia, senza beni culturali, eccetera eccetera eccetera. Quindi io sono andato a litigare con lui, ho detto che lo denunciavo e tutto, perché non poteva togliere questa cornice. Tra parentesi, penso che anche l'Enrico Lobbiani sia stato uno di quelli che ha gridato con me allo scandalo, e niente, Don Sandro è andato per la sua strada, però abbiamo lasciato poi la cosa cadere. L'importante è che la cornice non esca dalla chiesa
e che rimanga sia la cornice, sia la lavorazione che c'è superiormente, che in pratica, se vi ricordate, è fatta tutta, rimanga qua, perché si possa sempre in qualche modo rimettere sia il quadro all'interno della sua cornice e sia la lavorazione. Ah. E dove è messo la cornice a questi qua che non lo sanno? E dove c'è la cornice? Quando entri dalla portina laterale, sulla destra c'è la cornice con dentro il crocifisso. Se vai più avanti e guardi la porta di uscita, che è quella d'ingresso alla navata, sopra la porta c'è la lavorazione. La lavorazione ha uno stemma con una corona sopra. All'interno dello stemma c'è il simbolo di Maria A e la M, e a fianco della corona prima c'erano due baffi che andavano verso l'aria, che sono stati tagliati dal buon Guido Cassani, perché uno si era rotto e allora per pareggiare la cornice sono stati tagliati e portati tutti e due uguali. Poi il buon Luigi Castelli ha pensato bene con Don Renato di verniciarla di marrone, ma la cornice è nera, è nero e oro, quindi l'originale è nero oro. Quante cose che ci sono, eh? Poi un'altra cosa, spiega questi qui cosa vuol dire oratorio, perché loro pensano che sia l'oratorio. L'oratorio era la chiesa, la chiesetta si chiamava oratorio, ma questo è rimasto fino a fine 1700. Non si chiamavano, le chiese erano quelle che erano un po' grosse, erano un po' di un certo tipo, una certa levatura. Questi li chiamavano tutti oratori. Che la nostra dicitura era oratorio dei santi tre re magi. E la seconda dedicazione di questa chiesa è dedicata a Santa Maria. Solo che in Curia non c'è più. Noi l'avevamo sulle fotografie del 1943, vediamo che sopra c'è dedicata ai santi tre magi, Triunum Sanctum Magorum e Santa Maria. Però la dedicazione a Santa Maria non sappiamo da dove arriva e non ci sono documenti che la certificano. Come non ci sono documenti della nostra chiesa in Curia per i disegni. Generalmente quando si fanno questi ampliamenti che avete visto, sì, bisogna sempre controllarci. No, è che diciamo la curia oggi richiede tutte queste documentazioni, però una volta, cioè i Lampugnani facevano il bello e brutto tempo, della curia se ne fregavano. Quindi lo facevano come volevano loro. Ha fatto il prete che ha tirato giù la cosa. Se pensi che il capo era uno dei che era il loro bravaccio, ti puoi immaginare che bisogna avere di parlare. Sì, perché qui era una zona di ferie, cioè sia questa che la canazza erano due cascine utilizzate per fare le ferie dai signorotti. Senza andarne 700, mia nonna sosteneva che la cascina era campagna. Sì. Lei nata all'inizio di Via Ronchi diceva che la cascina era campagna. Certo. Ma se leggi le varie documentazioni, dicono che a Legnano e soprattutto nelle cascine c'è l'aria buona, perché c'erano tutti i boschi. E quindi l'aria qui l'aria era più fresca. Considerate che nel 1630 la peste del Manzoni, tutti quelli di Legnano sono venuti qui. I Lampugnani da Milano e Legnano sono venuti nei loro possedimenti all'esterno. Voi sapete che l'Olmina la chiamano anche, la chiesetta dell'Olmina la chiamano anche Lazzaretto. Ma non è vero, non è mai stato Lazzaretto la nostra chiesa. Lazzaretto è stata la Madonnina, che nel 1800 per la vaiolosa e la spagnola eccetera eccetera l'hanno fatta diventare un Lazzaretto. Però il nostro Lazzaretto qui non è mai stato,
Il lazzaretto era dove c'è oggi Gran Casa, che non era un lazzaretto come chiesa, ma era un lazzaretto fatto di legni e capanne con teli, per tenere la peste lontana dal centro abitato, dalla cascina. Adesso la cascina, voi provate a pensare, come mai le cascine inizialmente erano tutte, cioè noi veniamo tutti da cascine, la città cresce dalle cascine, le case di corte erano tutta parte della città, ma perché la cascina, parliamo ancora ai tempi dei romani, non era nient'altro che un luogo fortificato. Perché ha un unico portone di accesso, tutte le finestre nella parte bassa, generalmente la cascina è un quadro, tutto chiuso, con il suo portone, quindi unico portone d'accesso. Le finestre al primo piano sono tutte collegate. Sono tutte collegate, quindi nessuno può entrare. Sei tu che hai una porta di accesso, di uscita, nella parte posteriore della cascina per andare negli orti. Ma quella porta lì viene anche, diciamo, presidiata, può essere presidiata, cosa che è successa a Busto con la peste. Con la peste a Busto, le varie cascine, tutte le porte che davano sugli orti erano state presidiate dai soldati, per fare in modo che nessuno lasciasse la città o che nessuno potesse entrare. Ma quante ne so! Va bene, le favole della buonanotte sono finite, adesso vi do la buonanotte. Canta la canzoncina. Buonanotte. Andiamo a bere la prima. Accendi, accendi. Quando ci interroghi, Vani, fa andare avanti. C'è ancora? Torna indietro che facciamo vedere l'altare com'era. Questo sì, quando noi la sera andavamo c'era la cucina di legno. Allora, guardate l'altare com'è. Il quadro è il nostro, però l'altare sotto non è. Poi, allora. L'altare sotto è tutto in legno. Il tabernacolo, se vedete, non c'è. È probabilmente dietro la testa della sposa. Però è tutto legno, non è marmo, quindi non è l'altare che abbiamo oggi. Vedete com'è fatto a bombato qua? Ma la pallavolo in legno c'era anche quando noi eravamo ragazzi. Sì, questa sì, guardate quest'altare. Quest'altare è stato sostituito nel 56. Nel 1956 è stato tolto l'altare di legno e messo l'altare di marmo. Ancora però col sistema ancora rivolto con il prete con le spalle alla ai fedeli. Gira ancora, ce n'è qualcun'altra. Gira l'altro. Non questa, quella della di permesso. Torni dove c'è la mano. Guarda che l'ha tolto la cornice. Nel 2005 Allora guardate qui, siccome della chiesa non avevamo i vari disegni, queste sono le ricostruzioni in base alle visite pastorali e le ultime proprio riguardo a quelli lavori fatti dove ci sono i disegni dei geometri. Allora, questa
è la prima cappella dei Lampugnani. Quindi antecedente al 1790. Questa arriva un po' al 1790, qui non la vediamo bene perché in teoria è stretta e si allarga di più. L'immagine che avete visto prima. E arriviamo 1761-1850, ipotesi. Poi, vedete come si allarga là in alto? Fino nel 1933 che abbiamo un altro allargamento della chiesa. Un ampliamento c'è nel 61 e poi nel 1988 il Don Marco. Quello dietro. Che l'ha fatto esatto, quello là in alto. Se vi ricordate, prima c'erano le due aule che erano uno il coro e uno la sacrestia. Adesso sono diventate per i fedeli. È stata tolta da Don Renato la balaustra e le pareti. Quindi la chiesa si è allargata di più. Quindi questa è un po' la ricostruzione di tutti i mutamenti che ha subito la nostra chiesa. Poi adesso vogliamo sapere chi è questa sposa. È scritto? Ma chi sono? Carlo Pisoni e Caimi Adele, 1954. Ma dai, è vero? Ma no! Gente, sarà pure pur te la via! E allora quel bambino là da parte chi è? Gianni, no! No, nel 54 non fa essere Bisogna legare, saranno due o tre vita al massimo. No, ma il era quello, lei, la sposa. La sorella.